su Giuseppe Campana, le cui opere tutti ci siamo ispirati, quindi un ringraziamento sincero. E saluto Cristina Visconti Goraischi, console onoraria polacca, grazie per essere qui, con la quale abbiamo lavorato negli ultimi mesi per l'organizzazione di queste due giornate di rievocazioni storiche. Più tardi chiederò a Christoph Schauka di fare un breve intervento. Vi volevo far vedere alcune foto secondo me interessanti che rappresentano la cattura di un cannone semovente di origine italiana, uno dei tanti diciamo presi dai tedeschi dopo l'8 settembre, probabilmente nella zona di Polverigi a Gugliano, che fa una passeggiata fino alla costa. Eccoli qui i polacchi, che il mezzo è perfettamente efficiente, può muoversi e arriva fino appunto, ancora la intravedete sullo sfondo. Non sono riuscito a identificare il luogo, probabilmente siamo con il professor Rigotti, abbiamo fatto un giro un giorno, ma non siamo riusciti a trovare esattamente questa casa, ma probabilmente la zona di Torrette, via Esino, dove si imbatte in uno Sherman polacco danneggiato con i cingoli fuori uso. Ora io adesso do la parola subito al generale Coltrinari, e gli cedo anche il posto, direi, no? Allora, accomodati. Il generale farà vedere le immagini. Massimo Coltrinari è generale dell'esercito, analista, contitolare di dottrine strategiche e storia militare all'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze e ricercatore del Centro di Studi Strategici al Centro Alti Studi per la Difesa. Si è occupato di storia locale, ha scritto tra le altre cose L'ultima difesa pontificia di Ancona e un libro fresco di stampa che speravo mi regalasse, ma non lo vedo. Che si intitola appunto, guarda caso, Il corpo italiano di liberazione e Ancona, con un sottotitolo curioso, Il tempo delle oche verdi e del lardo rosso, di cui non so assolutamente nulla che cosa possa, però ce lo spiegherà lui adesso. Il libro esiste, tramite l'Università La Sapienza, eccetera. Un conto di cortesia che dovevo distribuire oggi, quindi chi vuole mette la lista, perché questo è della società editrice, quindi glielo devo restituire o vendere. Le copie di cortesia l'hanno spedite con un pacco una settimana fa attraverso le poste italiane, e questo pacco sta girando le Marche, forse sta vedendo i luoghi della battaglia, perché sono andato a Castelferiti, non l'ho trovato, a Falconaro l'ho trovato, poi sono andato lì alla Baraccola, non se ne sa, qui alle poste centrali mi prendono per un pazzo perché sono stato tre volte, quindi le prego, chi è che vuole questo, comunque il libro la società editrice l'ha già distribuito alle edicole. Allora, esiste, quindi è uscito, perché è un primo libro che naturalmente non è promettiamo, in quanto, dunque allora, vediamo dove è che sta, c'era questa organizzazione latino mediterranea, che ancora ragione, ecco, all'Uriane c'è. Dovrebbe partire. Eccolo qua, Ancona, Luglio, l'epopea del Cile e le Marche, nuove ricerche. Allora, questo nasce da 5 anni fa, da un incontro piacevolmente con il direttore degli studi della formazione delle forze armate italiane, che ci ha dato incarico all'ISMI, di cui qui il comandante ha frequentato per quell'anno le stanze al centro Alti Studi, il compito di studiare la storia dell'esercito italiano, però partendo dal già ricercato, da già saputo. Dice, inutile che stiamo a studiare le stesse identiche cose, le ripetiamo per un centinaio di volte. Allora noi abbiamo cominciato proprio con Ancona, con la prima battaglia del 1860 di cooperazione interforze, esercito marino, perché la campagna delle Marche del Fanti, che è eccezionale dal punto di vista della concezione, soprattutto di Fanti, che è il fondatore dell'esercito italiano, è riuscito a interporre, a sconfiggere delle forze avversarie in brevissimo tempo, in 11 giorni, per arrivare al sud a prendere Garibaldi. La battaglia di Ancona, che
che succede allo scontro di Castelfidardo, che è praticamente una marcia di avvicinamento verso l'obiettivo finale, è il primo esempio nelle forze armate italiane dell'epoca moderna di cooperazione tra la Marina e le forze di terra. E l'abbiamo studiata a fondo perché il comando era sotto Fanti, poi c'erano Cialdini, Morozzo della Rocca e l'ammiraglio Persano che operavano. Infatti qui vedete il lazzaretto e proprio il 28 settembre 1860 la flotta ha partecipato alla caduta di Ancona. Noi l'abbiamo studiato in questa chiave in quanto abbiamo trovato degli elementi molto utili nella cooperazione interforze. Oggi se non c'è interforze non si va da nessuna parte. Quindi l'abbiamo studiato. La stessa identica cosa sulla campagna, le campagne 40-44-43. Cioè abbiamo studiato a fondo la campagna di Russia, in cui abbiamo trovato, sempre basandosi sul metodo storico, cioè è praticamente questo volume qua. Cioè noi abbiamo adottato il metodo storico, il comandante sarà sentito dire 354 volte al giorno, cioè un metodo che proviene dal metodo, quello storico, ce ne sono tanti di metodi, geografici, quello dei grandi spazi, strategici, eccetera, che ricostruisce la storia sulla base dei documenti e non sulle interpretazioni. Quindi praticamente le interpretazioni le lasciamo agli altri. Dà la possibilità ai comandanti, a coloro che poi devono operare sul terreno, di proprio prendere le loro decisioni in base ai dati reali, quindi una sorta di palestra per affrontare le situazioni reali. Torniamo indietro, quindi il passaggio del fronte, il corpo italiano, il passaggio del fronte, il tempo delle oche verdi e dell'arco rosso. Queste definizioni ve lo dico come ultima slide, così per vi lascio ancora in sospeso. Questo è il volume che è prodotto anche dal club ufficiale marchigiani, che si è ripromesso di studiare la storia militare marchigiana, dalla battaglia del Metauro di Sassoferrato, tutto il Medioevo, le storia moderna, storia contemporanea, perché è un club di ufficiali che sono nati nelle Marche, nato 10 anni fa per volontà generale dall'ora capo stato maggiore Cecchi. Ci incontriamo due volte all'anno e studiamo le cose militari marchigiane. Questo è propedeutico al secondo volume, il corpo italiano di liberazione e il peso urbino, cioè tutto quello che è successo ad agosto. Massimo, puoi alzare la voce? Pure mi sento. Il sommario, il corpo italiano di liberazione, nascita ed evoluzione, Montelungo, Montemarone e le Mainarde, coordinamento, armamento ed inquadramento, attività operativa nella direttrice adriatica. Il sommario, delle nuove ricerche. Il corpo italiano di liberazione che cos'era? La battaglia di Ancona. Noi abbiamo per necessità, partendo dagli studi di Campana, di cui ancora ringrazio e riconosco come uno che ha veramente introdotto e ha spiegato quello che è successo nel 1944 in Italia in maniera encomiabile, con un rigore scientifico eccezionale, difficilmente riscontrabile specialmente in altri settori della storia marchigiana, noi invece abbiamo posto, lo vedremo, che per noi la battaglia di Ancona è una svoltasi in 5 fasi, secondo i dettami del nomenclatore militare. Il rapporto con la resistenza, con Giacomini e con le forze ribellistiche, che per noi è fondamentale perché oggi con le guerre asimmetriche, con quello che succede, se non conosci questo aspetto veramente non sai dove andare, perché la guerra classica ormai non esiste più. Noi abbiamo 3 concetti di guerra, tutte le altre sono aggettivazioni: guerra classica, guerra rivoluzionaria e guerra sovversiva. La classica è quella normale, quelle napoleoniche, parti contrapposte, dove al termine dei combattimenti c'è un vincitore e un vinto. Questo ormai non esiste più. Poi c'è la guerra rivoluzionaria, in cui le parti contrapposte o parti anche delle stesse componenti delle parti combattono per cambiare completamente la struttura ex novo, tipo come la rivoluzione del 17, i russi. La sovversiva, si cambia solo l'elite al potere, ma le strutture rimangono. Poi dopodiché abbiamo il rapporto appunto con la resistenza, e poi gli italiani hanno partecipato alla battaglia di Ancona, un dato che non deve emergere. Questo è stato lo studio fatto presso la cattedra di storia militare, e parte anche di filosofia, del pensiero di Anthony Eden. Anthony Eden non voleva, dopo l'armistizio del 43, che gli italiani in nessun campo, in nessun modo, in nessuna maniera avessero delle opportunità per poi ripresentarsi
terra, guerra terminata come dei vincitori o dalla parte dei vincitori al tavolo della pace. Questo è fondamentale per comprendere come mai ancora oggi certi aspetti dei militari del 42, 43, 44, 45 non sono messi in luce. Tutto questo spirito viene poi sintetizzato nel famoso telegramma di Alexander di fine ottobre e inizio novembre, in cui invita le forze partigiane ad andarsene a casa. Questo è lo spirito di Anthony Eden. Non voleva e non voleva e non voleva assolutamente che gli italiani avessero dei meriti nella campagna d'Italia del 43, 44, 45. Di contro però i militari avevano bisogno degli italiani, perché senza gli italiani, come qui ad Ancona, non avrebbero potuto raggiungere i loro obiettivi. Il tempo delle oche verdi e dell'ardo rosso poi è la conclusione e il corollario del libro. Questo è Giovanni Messe, ripeto, metodo storico, la ricostruzione di un avvenimento militare. Questo è stato definito un libro da pazzi, perché praticamente non si riesce a leggere tre pagine di seguito. Bisogna praticamente ogni rigo, ogni aspetto, prima è quello analitico, prima è quello sintetico, poi quello analitico, poi ci si spiega tutti i vari passaggi che in maniera scientifica, affinché quello che uno asserisce lo asserisce in maniera tale che qualsiasi critica possa essere ribattuta, e quello che dice è basato sui documenti, non su delle interpretazioni. Corpo italiano di liberazione, questi sono i capi. A sinistra Berardi, capo stato maggiore, in basso il colonnello Fucci, vice comandante, generale Morigi, Filotrano, eccetera, e il colonnello Briatore Aiesi, 20 luglio, comandante del battaglione Piemonte. Questo era il comandante generale Uti, capo di stato maggiore del generale Messe, che era il capo di stato che comandava il comando supremo nel 44, capo di stato maggiore in Russia, colui che aveva proposto nel luglio, agosto, settembre, agosto a Badoglio di parlare chiaramente ai tedeschi delle trattative, perché l'Italia non era più in grado di poter condurre la guerra a una nelle condizioni attuali, perché le otto divisioni tedesche che erano al di là del Brennero non erano state concesse nell'incontro di Feltre, né tantomeno nell'incontro di agosto con i capi italiani per la difesa dell'Italia. A questo punto Utili propone al capo dell'ufficio operazioni dello Stato Maggiore dell'Esercito: parliamo chiaramente i tedeschi, noi usciamo perché le forze non ce l'avete date, non avete fatto come gli statunitensi che agli inglesi gli hanno dato due corpi d'armata. Questo è quello che ha detto Utili nell'agosto 1943. Quindi quando ci si parla da parte tedesca di tradimento italiano, io invece lo rivolto, il tradimento dell'alleanza, un popolo, una guerra, un fiore, tutti questi moti di propaganda, nel campo reale i tedeschi non hanno mai aiutato gli italiani, non sono stati mai leali nell'alleanza con il governo italiano. Le otto divisioni, che poi due, l'8 settembre col piano Asci, ce l'hanno scaricata addosso in maniera violenta per conquistare un territorio. Questo era quello che diceva il generale Butti. Quindi una persona, peccato che sia morto insieme al generale Cadorna, uno è il generale Messe, una delle più belle figure militari del 43, 44, 45. Il corpo italiano, questi sono gli alleati, comandante dell'ottava armata, Alexander. Una figura molto, diciamo, molto controversa, Mazzetti lo dice proprio in testa vuota, cioè questo non ci ha capito niente nella campagna d'Italia. Praticamente Kesseling ha sviluppato questa manovra in ritirata dal settembre 43 all'aprile 45, tenendo gli alleati lontano dal Reich e dalle frontiere meridionali per circa due anni. Questo faceva praticamente, una volta attaccava a destra, una volta a sinistra. Era facile per Kesseling, le serve spostarle una volta a destra, una volta a sinistra, e l'ha bloccato praticamente per due anni. Ma soprattutto il più grosso errore che ha fatto lui, e quello che sta accanto Clark, è quello di aver capito che il versante tirrenico non portava assolutamente a niente, perché quando hanno conquistato Roma, poi sono arrivati a Firenze nell'agosto del 44, si sono accorti che ci avevano davanti gli Appennini e non andavano da nessuna parte, quando per circa sette mesi il versante adriatico, la parte adriatica, era tutta completamente libera. Se anziché scornarsi a Cassino con quattro battaglie che non servita assolutamente a nulla, ripeto, le battaglie di Cassino non sono servite assolutamente, io
do queste interpretazioni, diciamo, militari, attenzione, non è che adesso denigriamo Cassino, ma aver conquistato Cassino, arrivato a Roma, arrivato a Firenze, si sono, e poi soprattutto quella grande tragedia dello sbarco di Anzio, non hanno portato assolutamente a niente. Se tutte queste forze fossero state impiegate nella versante adriatico, sarebbero arrivate ad Ancona, penso dopo la battaglia del cioè gennaio, febbraio, marzo, con la buona stagione, sarebbero arrivati a Rimini e avrebbero avuto tutto quello sviluppo che poi hanno avuto nell'aprile del 45. Il responsabile di tutto questo è il generale Alexander Clark, lo stesso, una persona che a Salerno aveva sbagliato così i piani che aveva dato l'ordine di reimbarco. Se non ci fosse stato Porta San Paolo, che ha bloccato la terza divisione paracadutisti tedesca, che è arrivata praticamente con 3 giorni di ritardo a Salerno, per gli noti avvenimenti di Porta San Paolo, gli americani sarebbero stati riputati a mare a Salerno. Due capi che dobbiamo vedere nella loro luce, perché siccome sono dei vincitori, li vediamo sempre come se fossero dei capi efficienti. Poi per i polacchi. Io non riesco a pronunciare i nomi. Questi sono i veri artefici del corpo. Tutte persone eccezionali dal punto di vista militare. Cominciando da Anders e stinto da Mans, Re Giorgio VI. I tedeschi, Hopp, Kesseling, notare adesso, ci abbiamo ufficiali dell'aeronautica a comando di fanteria, il comandante della 71esima fanteria, il comandante della 10ª armata. Soprattutto questo Hopp era riuscito con la 271esima, quasi a livello della incapacità operativa, a tenere un fronte che l'ha potuto ottenere proprio per la miopia degli alleati. E questi sono i capi partigiani. Un omaggio a Tommasi, che era il comandante delle formazioni partigiane fino a che non è stato catturato, torturato, portato a Mauthausen. Quando si parla di partigiani ricordiamoci sempre che quando cadevano in mano al nemico venivano sempre tutti torturati. E loro lo sapevano. Io non riesco a capire come queste persone hanno fatto quello che hanno fatto. Quindi un'ammirazione sconfinata. Questo è Baldelli, poi ce ne sono tanti altri. In questo rapporto tra militari, ripeto, e questi civili, l'altro giorno ieri a Rustico abbiamo incontrato Paolino Orlandini, una persona che ha fatto prima il partigiano, poi si è arruolato nei gruppi di combattimento, da lì praticamente la partecipazione alle fasi finali. Corpo italiano, Montelungo, Montemarrone, Mainardi, perché è importante, queste sono praticamente i britannici non volevano assolutamente gli italiani in armi. L'unica cosa che chiedevano erano le divisioni ausiliarie, cioè, tra virgolette, quello che in maniera spregiativa si chiamano i facchini, la parte logistica. Non volevano combattenti, perché gli italiani al momento del trattato di pace non dovevano avanzare assolutamente nulla. Questo è l'atteggiamento britannico. Ed è importante perché avrà delle pesantissime ripercussioni sul compito, sull'azione operativa del Corpo Italiano di Liberazione. Vengono concentrate a Mainardi. Siccome il 7 giugno 1944 una compagnia del 67esimo fanteria, quello che aveva combattuto a Montelungo, aveva preso di sua iniziativa dei camion e sono andati a Piazza Venezia, hanno reso naso al Vilte ignoto, hanno presentato e poi sono saliti al Quirinale a montare la guardia perché quel giorno il luogotenente aveva preso possesso del Quirinale, solo questo fatto ha mandato fuori dai gangheri Churchill e tutti i britannici, compreso Eden. È arrivato immediatamente l'ordine di spostare il Corpo Italiano di Liberazione nel settore adriatico. E questo dopo che è stato deciso di mandare il Corpo Italiano di Liberazione, che a quel tempo si chiamava primo equipaggiamento motorizzato dopo Montelungo, io penso che voi conosciate tutto quello che è successo a Montelungo, alle dirette dipendenze dei francesi, di Jouy, che non ha mai voluto ricevere il generale Utili, tant'è vero che Utili per 2 volte ha presentato le dimissioni perché un comandante in sottordine non veniva convocato alle riunioni di briefing e operative da parte del suo superiore. 2 volte ha presentato le dimissioni e ci ha voluto la pazienza di Messe a mantenere. In questo clima estremamente di conflitto, il 22 di marzo viene deciso di passare gli italiani sotto il comando polacco.
25 c'è questo passaggio, prima dipendenza, in cui Utili propone un'azione importantissima, per noi è fondamentale, perché è la svolta della campagna d'Italia per le truppe italiane, cioè Monte Marrone. Che cos'è Monte Marrone? Era uno sperone alto circa 1800 metri che dominava tutto il settore delle Maimane. Il battaglione Alpini Piemonte, in un'operazione voluta da Briatore e approvata da Utili, rifiutata dai francesi, accettata da Anders, il cui clima era completamente cambiato, hanno dato fiducia agli italiani, i francesi non hanno dato fiducia. Ebbene, questa operazione il 31 marzo viene, si ha su tre, le tre compagnie salgono questo monte, viene occupata, la cima era occupata, quindi non c'erano tedeschi, non c'erano stati combattimenti, quasi un'impresa sportiva. Viene difesa nei successivi combattimenti fino al 10 aprile da circa da un attacco di circa 250 alpini tedeschi. Le posizioni vengono tenute, ma qual è il significato, al di là dell'aspetto tattico? Che gli americani, soprattutto gli americani, sono colpiti dalla capacità operativa degli italiani in montagna. Siccome loro la guerra in montagna non la sapevano fare, hanno detto, ok, qui abbiamo trovato qualcuno che ci insegna a fare la guerra in montagna. Pertanto, tutti gli istruttori alpini, nella Sila, hanno cominciato a distruire dai 100-150 ufficiali americani, sottufficiali e truppe americane. Ma soprattutto gli americani capiscono che gli italiani sanno fare la guerra e quindi hanno bisogno di fiducia. Il corpo italiano, quindi il primo raggruppamento motorizzato dopo Monte Marrone, diventa corpo italiano di liberazione, mutuato dal corpo di spedizione francese, perché qualsiasi altra edizione non era accettata soprattutto dai britannici. Regio esercito italiano non ne volevano sentir parlare. Doveva essere semplicemente un corpo, un qualcosa di molto particolare, di quasi di nicchia. Qualsiasi altra definizione non è stata accettata. Questo corpo italiano di liberazione è passato perché era la traduzione in italiano del corpo di spedizione francese. Posso chiedere, posso farsi una domanda? I soldati, chi erano questi soldati? Quali erano le loro motivazioni? Ecco. Venivano da una serie di sconfitte, una dopo l'altra. Ne avevamo parlato l'altra sera, l'altro giorno a Castelferetti, quando abbiamo inaugurato la mostra. Il figlio del generale Monici ha detto proprio le parole testuali: non c'era il concetto di identità generale, nessuno si sentiva parte integrante di un esercito italiano, di un regio esercito italiano. In quel libro c'è anche scritto il professor Ricotti, eccetera. La gente stava, i soldati stavano per amore di Mostrina, sono bersagliere, sono fante, sono alpino. Fiducia estrema nei capi diretti, nel tenente, nel capitano, nel tenente colonnello, soprattutto nei comandanti, i briatori, i capi avevano alla mano i soldati e i soldati seguivano i capi, non l'entità. Non c'era assolutamente senso di appartenenza. Poi c'era assolutamente il fatto di un riscatto, di dimostrare agli altri che gli italiani non erano quello che tutti gli altri dicevano, siete solo stati dei traditori. Poi sotto il profilo dell'esercito italiano, il filottrano è una svolta, c'era la volontà di cancellare quel modo, di fare la guerra basato sul pressapochismo, senza fare piani, fidando sullo stellone d'Italia, ma soprattutto mettendoci una pezza sempre con questo benedetto valore, con queste medaglie d'oro. Il Cipo era la Meina, 111 km da Alessandria, è l'esempio classico di questo modo di pensare. Il Regio Esercito fino al 43, annacquato da tante cose di cui Badoglio è il primo responsabile. Mancò la fortuna, non il valore. Lì ci sarebbe da mettere una bella pietra, virgola, mancò anche l'intelligenza tattica, la benzina, i carri armati, le munizioni, una fila che non finiva mai, perché avere accettato il principio di Rommel dopo la conquista del 27 giugno 1942 di andare a allungare le linee fino alla Main è stato da Bastico un errore gravissimo che ha portato le nostre truppe a combattere alla Main in condizioni di estrema difficoltà, di estrema indigenza, con le linee lunghissime, partivano da Tripoli, da Bengasi, da Bomba, eccetera. E infatti si è tradotto nella tragedia della Lamei, che abbiamo ammantato col solito discorso, la folgore che si classifica, l'ariete e abbiamo messo l'ennesima pezza sopra un disastro tattico. E quindi praticamente i soldati sapevano tutto questo. Erano personaggi demotivati.
sotto un profilo, se gli parlavi di Italia, di guerra, non ne volevano sentire parlare. Seguivano solamente i loro capi e non ci sono stati disastri. Il morale era altissimo perché questo era il collante. Soprattutto io ne ho conosciuti tantissimi, Pivetta, Morena, negli ultimi 10 anni praticamente tutti quelli, addirittura Gasperini ha avuto come comandante quelli di Montelupo. Il vero collante era l'amore di patria, la scelta di voler fare qualcosa di meglio per l'Italia alla fine della guerra, seguendo i propri capi, ma non ne volevano sentire parlare di un'alterità, di un'identità generale. Questa è la bandiera dell'undicesima artiglieria. Il Corpo Italiano di Liberazione e Ordinamento ha una divisione, quella la Nembo, una brigata e una seconda brigata. Questo come si forma il Corpo Italiano di Liberazione? Quasi di rimbalzo, con materiali di risulta, dove c'erano delle parti, li prendevano e li portavano. Non c'era minimamente un piano organico. Quando si fa un corpo si deve equilibrare tra le varie componenti. No, qualsiasi cosa veniva si prendeva, perché si voleva assolutamente entrare in linea e soprattutto partecipare ai combattimenti per dimostrare che l'Italia, questo era l'indirizzo del politico, soprattutto per quanto riguarda il governo prima Badoglio, poi Bonomi, dovete combattere, altrimenti non siamo tenuti in nessuna considerazione sul profilo politico. Artiglieria e trasporti. Le artiglierie, è inutile parlare, erano quelle della prima guerra mondiale. Qui c'è Giuliano Evangelisti, che saluto, ha fatto un bellissimo intervento sul munizionamento e sull'armamento a Castelferetti, con tutte le pecche che si possono essere. Trasporti non esistevano, ci si muoveva a piedi. Fino al 4-5 luglio la divisione, il Corpo Italiano di Liberazione, era scaglionato da, praticamente da Potenza, dal Musone, fino a qui. La Nembo stava qui, i camion non c'erano. E quindi ci si muoveva a via ordinaria, cioè a piedi. Un dato significativo di questo aspetto, 9 luglio, quando si riprende la battaglia di Filotrano, l'artiglieria italiana, se i combattimenti fossero continuati per altre 3 o 4 ore, avevano esaurito le munizioni, perché le munizioni erano portate a spalla, a piedi, o con qualche, con quello che risultava, niente altro che i tedeschi, almeno i tedeschi avevano i cavalli che requisivano. E quindi a Filotrano, se i tedeschi non si fossero ritirati, poi ne parliamo un attimo, l'artiglieria italiana non aveva più munizioni. Queste erano le condizioni dei trasporti. Fanteria e artiglieria, un rapporto squilibrato, 15 battaglioni di fanteria e 10 gruppi di artiglieria, nessun mezzo corazzato o blindato. Qui è l'espressione fondamentale della direttiva di Eden, voluta da Churchill: gli italiani non devono avere mezzi corazzati e mezzi blindati, perché sono i mezzi che permettono di conseguire la vittoria. E la vittoria non deve essere per nulla a ridere agli italiani, non devono assolutamente avere niente che possa essere speso sul tavolo della pace. Quindi non gli do né mezzi corazzati né mezzi blindati. Proprio ieri a Rustico, nell'inaugurare quella lapide di quei 17 morti, quelli sono morti voluti da questo concetto, perché è stata combattuta la battaglia tra l'assalto a Rustico, prima il 68esimo, poi lo scavalcamento del nono reparto d'assalto su quella costa costa Muciolina, con i criteri della prima guerra mondiale: fanteria contro fanteria, mitragliatrici contro mitragliatrici, fucile contro fucile, bomba a mano contro montana. Non c'era assolutamente nessun carro armato, che stavano 50 metri sulla destra. Addirittura alle 13.30 i carri polacchi erano arrivati a Montevoco. Se voi vedete l'orografia, Montevoco sta qui, Rustico sta qua, bastava una sezione di due carri che scendessero e Rustico era conquistato. E gli italiani sarebbero arrivati e avrebbero naturalmente conquistato Rustico alle ore 13, come era previsto dal piano. Questo è fondamentale, ne riprendiamo dopo. Ebbene, invece si sono arrivati con i criteri della prima guerra mondiale, con 17 morti, che io ripeto che sono inutili, chiaro, essendo di poi, l'hanno conquistato alle 22. Questo perché gli italiani non dovevano avere nemmeno mezzi corazzati o blindati, e nemmeno dati in momentaneo comando. Anders fa uno strappo e verrà rimproverato quando all'indomani di Filotrano mette alle dipendenze di Utili il 12° reggimento lancieri di Podolia per la conquista di Cingoli, perché insieme al nono reparto d'assalto Cingoli doveva essere assolutamente conquistata, altrimenti la battaglia di Ancona non poteva essere sviluppata come poi si è sviluppata, come Campana ha detto.
lui ha ricevuto un solenne lavata di capo, tu non devi mettere nessun soldato polacco alle dipendenze di un generale italiano. Invece, siccome lui gli serviva, perché senza quei lancieri non si poteva conquistare Sintuli, quindi il rapporto tra blindati e fanteria era di 10-1, ma è stata conquistata in un'ora e un quarto Cingoli, ebbene però Andres dice a me mi serve mettere in sicurezza il fianco sinistro, e quindi questo per dire il clima all'interno. Impiego operativo, l'abbiamo accennato in questa maniera. Ecco, questo può essere lo sviluppo dalle mani, da potenza, andiamo avanti. Questo è la battaglia d'Ancona, il primo concetto della battaglia d'Ancona. Quando Andres il 17 giugno si reca al quartier generale italiano, gli italiani erano prima passati alle Mainarde, dai polacchi erano stati mandati al comando degli inglesi, naturalmente gli inglesi hanno trattato gli italiani, quattro ufficiali italiani hanno dato le dimissioni e sono andati praticamente poi ritirati per come venivano trattati, cioè praticamente a mensa, quando si andava a mangiare tra ufficiali, gli italiani erano considerati degli appestati, questo era il clima, tanto per dire le cose. Finalmente il 17 giugno i polacchi vengono assegnati ai polacchi. Con i polacchi il rapporto è stato di fraterna amicizia. Fraterna amicizia proprio in tutti gli aspetti. E si vede nel momento in cui viene assegnato il 17, la data operativa, ore 12.00, il corpo italiano di liberazione, il passo di indipendenza, il comando Andes, alle 12.00 il comandante polacco si presenta al quartier generale italiano. Quando è quello di prima, quando era passato alle dipendenze di inglesi e di francesi, non era stato, non solo non sono andati al quartier generale italiano, ma non hanno nemmeno ricevuto i comandanti. Questo per dire il rapporto con il polacco, non perché adesso ci sono i polacchi qua, perché è la realtà. Anders va e spiega qual è il suo concetto d'azione. Il suo concetto di azione è: devo raggiungere il più presto possibile, nonostante le mie carenze, soprattutto di uomini, non di materiali. Mentre gli italiani avevano carenze di materiali e avevano abbondanza di uomini, i polacchi l'esatto contrario. Carenze di uomini e abbondanza di materiali. Io, Anders, devo raggiungere il più presto possibile, ancora, perché non siamo più in grado di tenere il sostegno logistico con i porti di Bari, eccetera, come diceva prima Campana, perché era quasi impossibile. Come vedete, viene assegnata la direttrice Pedemontana al Corpo Italiano di Liberazione. I polacchi vanno lungo la litoranea con le divisioni in linea, la quinta davanti e la terza dietro, per raggiungere Ancona. Gli italiani devono svolgere il compito di protezione dei fianchi, perché se c'è una cosa che veramente può creare seri guai è l'attacco sui fianchi. Quindi gli italiani dovevano fare questa via. Quindi gli italiani sono considerati. Per la prima volta un generale alleato dà un incarico operativo di rilievo a delle truppe italiane. Fino ad allora erano stati quasi insopportabilmente considerati da parte. Il Corpo Italiano di Liberazione passa da 5 a 14 mila, quando per svolgere questo compito si riesce a strappare alla Commissione Militare di Controllo Alleata, il generale Browning, un altro personaggio che ve lo raccomando, che per prima era la prima cosa che diceva: non sopporto gli italiani, era quello che ci doveva dare i materiali, quindi figuriamoci che razza di atmosfera c'era, Berardi e Messe riescono a ottenere di portare il Corpo Italiano a livello di una divisione, 25 mila uomini. Pertanto il corpo d'armata polacco è su tre divisioni, grave come era il tempo, la dottrina del tempo, su 20, 20 e 20. Ecco il motivo per cui sta anche l'esistenza polacca, perché altrimenti sarebbe stato, come dire, un'automobile con tre ruote e una sgonfia, quindi dovevano essere tutti equilibrati, salvo poi il discorso che non avevano in mano. Questo è il primo piano d'Ancona, che è il concetto d'azione errato, cioè praticamente le unità vanno in linea di fila, perché presupponeva che i tedeschi non avessero posto una seria resistenza. Sì, qualcosa, perché i tedeschi si fermavano, facevano resistenza, tu stavi per montare l'attacco, quando l'attacco stava per arrivare loro si ritiravano per non essere annientati. E quindi questa, pensavano i polacchi che succedesse la stessa cosa con Ancona. Invece i tedeschi hanno cambiato completamente tutto. Primo attacco ad Ancona, primo 6 luglio, ecco. Prima fase di attacco, Campana l'ha spiegata molto bene, verso Osimo. Questo è praticamente Osimo, Castelfidardo, Loreto, Castelfidardo, Osimo. La prima fase in cui questo concetto d'azione si rileva in tutta la sua negatività, perché si attacca in linea di fila. Ecco.
Cosa succede nel momento in cui Andes si accorge che questo concetto non va e viene praticamente fermato ad Osimo? Viene, c'è stato un briefing e dove partecipa Utili, e Utili espone l'idea. Anziché attaccare Ancona in maniera diciamo diretta alla Cadorna, a botta dritta, occorre fare un piano su tre pedine, una a destra, una a centro e una a sinistra, l'ha detto Campana, a destra fissaggio e piano d'inganno, al centro manovra di rottura e sfondamento, Monte della Crescia, a sinistra il compito degli italiani, quello di praticamente mantenere il fianco di sicurezza. Per poter fare tutto questo occorreva prendere Filotrano. Allora viene dato agli italiani il compito, vai a prendere Filotrano. E infatti Filotrano è presa e per la prima volta l'esercito italiano combatte una campagna all'americana, cioè 5 battaglioni contro uno tedesco. Oppi si accorge di questo pericolo, alla sera manda un altro battaglione e quindi sono 2 tedeschi contro 5 italiani. A Filotrano gli italiani vincono, distruggono un battaglione tedesco e per non essere annientato il giorno dopo viene ritirato anche l'altro battaglione. Quel battaglione distrutto a Filotrano è quello che era di riserva all'attacco polacco al Monte della Crescia. Come vedete è tutto collegato. Quindi Filotrano dimostra che gli italiani sanno combattere, sanno morire. Viene dato l'incarico di conquistare Cingoli, quindi il fianco del sinistro dello schieramento è tutto messo in sicurezza, sempre fatto dagli italiani, rafforzamento del fianco sinistro, conquista di Cingoli, e quindi l'importanza di Filotrano, perché senza i 25.000 uomini del Corpo Italiano di Liberazione ancora non sarebbe stata presa dagli aliati se non con perdite minime. Questo è il principio che pone, come diceva Campana, il nuovo concetto d'azione. Corpo Italiano di Liberazione, la sua quarta fase, questo concetto d'azione che ve l'ho delineato, si sviluppa il 17 e il 18 luglio, in cui gli italiani sono partecipi e sono sul fianco sinistro e non raggiungono l'obiettivo assegnato alle 13 ma alle 22, e questo sarà rimproverato agli italiani, è uno dei motivi per cui i comandanti polacchi dicono: voi italiani avete contribuito all'imparziale insuccesso del nostro obiettivo perché non abbiamo distrutto la guarnigione di Ancona. Cosa significa questo? Io lo dimostro nel libro, che se tu sei accusato di non aver fatto una cosa per raggiungimento di quell'obiettivo dai tuoi compagni d'armi che sono i polacchi, indirettamente significa, ed è la tesi del libro, che gli italiani hanno partecipato alla liberazione di Ancona nell'ambito del corpo armato polacco, fermo restando che questo non significa che i polacchi l'hanno liberato, però occorre dire, e ecco le nuove ricerche, che il Corpo Italiano di Liberazione ha partecipato, come quelli di resistenza eccetera, alla liberazione di Ancona. Ma questo non doveva essere detto, e nei giornali polacchi, nei giornali di Italia e nella stampa del 1 agosto viene completamente sottaciuto, non c'è una riga della partecipazione del Corpo Italiano di Liberazione alla partecipazione ad Ancona. Perché esiste questa, dopo parliamo della resistenza, il Corpo Italiano di Liberazione, la quinta fase. La quinta fase è la conquista del Corpo Italiano di Liberazione di Santa Maria Nuova, Iesi, che permette, con la conquista di Iesi, di costringere i tedeschi a varcare il destino, quindi lo sfruttamento del successo, e quindi la conclusione della battaglia di Ancona con la conquista non solo del porto, ma della raffineria e dell'aeroporto. Quindi la battaglia di Ancona, in questa, noi la vediamo in 5 fasi: la prima è il concetto di azione errata, la seconda è quella di Filotrano, la terza Cingoli, la quarta 17-18 che Campana ha perfettamente illustrato e quindi rappresenta la pietra miliare di questo ragionamento, e poi lo sfruttamento del successo del Corpo Italiano di Liberazione con la conquista di Iesi, che permette di completare la manovra e quindi conseguire l'obiettivo strategico che Andes si poneva. Questa è Porta di Campodimonte, alcune foto, questo è il battaglione Piemonte che svolge le funzioni di avanguardia con i bersaglieri del 4 reggimento. Queste sono alcune foto che già sono state fatte, e arriviamo, ecco qua, il tempo delle oche verdi e dell'ardo rosso. Cioè, in altre parole, nel volume era molto pesante dal punto di vista tecnico, l'ho intercalato con le testimonianze. C'è un diario di una zia acquisita di Osimo, praticamente dal 10 giugno al 18 di luglio, e poi sono andata a raccogliere le testimonianze di tutti, di chi era nell'area, Castel d'Emilio, Giuliano, eccetera. Vi ho messo anche quelle di mia madre, che raccontava questo passaggio del fronte come se fosse una favola. Finché non ho studiato, io pensavo che la Seconda Guerra Mondiale fosse quasi come il Cappuccetto Rosso. Da queste immagini che lei ci ha dato, soprattutto i polacchi belli, con questi maschi, gentili, facevano il baciamano, e soprattutto
gli hanno iniziato il vizio del fumo perché offrivano una sigaretta dalla sigaretta alla signorina. Cioè questi colà che erano descritti come un qualcosa di mitici, quasi cavalieri medievali, senza macchie, senza paura. Poi c'era Pfeiffer. Le ocche verdi, l'ardo rosso, perché i tedeschi, entrando nelle case dei contadini come questa, pretendevano da mangiare i viveri che i contadini avevano in riserva, che sapevano che loro avevano in riserva, che erano l'olio, il salami e il prosciutto. Per loro il lardo rosso era il prosciutto. Volere lardo rosso, e quindi doveva i contadini, per poter evitare guai peggiori, tirare fuori il lardo rosso. Le oche verdi nelle piane dei nostri contadini, soprattutto i Castelferetti, le oche sono bianche, i prati sono verdi. Naturalmente quando queste oche si muovevano nell'aia, cacciabombardieri ateati, che era pieno un cielo di cacciabombardieri, si abbassavano e mitragliavano. I contadini, per evitare questo, gli hanno dato il verde nato. Quindi è venuto fuori il tempo delle oche verdi e del lardo rosso. E quindi tutti questi studi servono nella speranza, come ieri sarà detto nella commedia presentata alla mole alla Marina Dorica. Io spero tanto che con tutto quello che sta succedendo intorno, il tempo delle oche verdi e del lardo rosso non ci sia più almeno.